Diabolik è un personaggio con la P maiuscola. Diabolik nasce nel 62, il primo numero del novembre 62, e l'idea è di Angela Giussani, a cui poi si è affiancata subito la sorella Luciana. L'idea era quella di trasferire i romanzi dei feuilleton francesi inizio secolo scorso, in particolare Fantomas, Rocambole, Arsène Lupin, a fumetti e i tempi moderni. E soprattutto rivolgere dei fumetti a un pubblico adulto. Questa era l'idea più originale, nulla di simile era stato fatto prima. Come nulla di simile, a proposito dei contenuti, era stato fatto prima, cioè il cattivo vincente era una figura assolutamente improponibile, apparentemente improponibile, perché andava contro tutto quello che era il buonismo classico dei fumetti, perché fossero i supereroi o i western, il concetto era sempre che l'eroe doveva essere buono. Diabolik è un eroe cattivo. Io ho cominciato a disegnare Diabolik nel 63. Mi chiesero se io ero disposto a disegnarlo, mi spiegarono il tipo di personaggio. Esisteva già il personaggio, ma loro no, evidentemente non erano molto soddisfatte di come le cose fossero andate fino a quel momento. E mi dissero che volevano che somigliasse a Robert Taylor. Benissimo. E io accettai e da quel momento cominciò la collaborazione con loro, bellissima. Continua e sono ancora qua oggi, dopo 55 anni, a disegnare Diabolik. Diabolik è arrivato più o meno all'850 episodio, credo che sia il personaggio di fumetti italiano con più episodi alle spalle. Diabolik ha sempre avuto una lenta evoluzione quasi darwiniana, dal ferocissimo Diabolik dei primi numeri, già a metà degli anni 60, proprio per distinguersi da tutti gli imitatori che puntavano sullo splatter, sul granghignolesco, sull'erotico, Diabolik è diventato, come c'era in testata, un giallo a fumetti, quindi storie più articolate e più ricche. Lei si sente un po' Diabolik? Beh, in un certo senso sì, in qualche maniera devo tentare di impersonificarmi in lui. Questo personaggio qui in una qualche maniera mi è rimasto addosso, c'è poco da fare, perché ormai sono 55 anni che lo disegno e è impossibile non rimanerne un po' coinvolto. È un caro amico, diciamola così, è un caro amico. E sono stato fortunato averlo conosciuto, non ci sono dubbi su questo.